Beh, diciamo che le tangenti sono girate, abbiamo letto le carte questa notte perché 750 pagine sono lunghe ma chiariscono tanti aspetti. Diciamo che c'è una provincia, soprattutto quella di Varese, dove c'è un sistema che è marcio e che è chiaro e c'è qualche problema legato sicuramente alla regione Lombardia e anche alle infiltrazioni in AMSA, quindi sicuramente c'è un problema di tangenti, ma la tangentopoli e tangenti in Lombardia come nel resto del paese non sono mai morte, noi dobbiamo combattere dei sistemi e soprattutto iniziare a sviluppare degli anticorpi all'interno dell'amministrazione e all'interno della politica. Noi stiamo valutando che cosa sta emergendo. Ieri è stata la procura a dire che era parte lesa e che ha rifiutato un accordo di corruttela, quindi sicuramente è stata una buona immagine, seppur nella baraonda, nel caos che si è generato ieri con gli arresti e con le accuse pesanti anche a membri di giunta e a consiglieri regionali. Vediamo cosa emerge. Stamattina è arrivata questa notizia dell'indagine per abuso d'ufficio, vediamo di che cosa si tratta e approfondiamo.